In compagnia di Giovanni De Luca, presidente della Frates Avellino, parliamo di un'iniziativa estremamente importante che verrà protagonista il territorio nei prossimi giorni, più precisamente il 29 settembre, se non erro, nei pressi della Villa Comunale, per il corso Vittorio Emanuele. Ecco, le fondamentali prerogative di questo incontro, di questo appuntamento. Allora, c'è una crisi di sangue dove noi come gruppo Frates stiamo cercando di, nel nostro piccolo, di dare una mano al Moscati, invitando i giovani a venire a donare, perché se il sangue è una delle poche cose che non può essere costruito in laboratorio, pertanto cerchiamo di essere utili alla collettività in questo modo, invitando le persone a venire a donare, cosa molto importante. Ecco, invitare le persone a venire a donare certamente non è un'operazione semplice, perché veniamo comunque quasi, tra virgolette, fuori da un periodo estremamente complicato, delicato per quella che è la realtà territoriale campana, ma poi parlando anche su quello che è, diciamo, l'aspetto nazionale. Ecco, qual è il messaggio che lei vuole dare a tutte le fasce di età che possono appunto prendere parte a questa iniziativa dopo un periodo particolare, come dicevo? Allora, la fascia d'età va dai 18 anni ai 60 anni, se fino a 65 anni, sembra che il probabile donatore ci abbia determinati requisiti. Ripeto, i requisiti non vengono stabiliti da noi volontari, ma bensì dall'equipe medica a bordo dell'auto emoteca. È giusto chiarire che il medico, come il personale sanitario, è autorizzato dal Moscati, quindi non facciamo niente di improvvisazione. Nello stesso tempo, prima di arrivare alla donazione vera e propria, il probabile donatore, ripeto, si chiama sempre probabile donatore, fin quando di fatto non passa alla fase di donazione, deve effettuare una specie di check-up. Cosa si intende? Deve essere sottoposto a determinati esami, che sono delle sciocchezze, in realtà vengono fatti direttamente a bordo dell'auto emoteca, e nello stesso tempo la misurazione della pressione. Una volta superato questo piccolo step si passa alla donazione. Nel frattempo, al donatore idoneo, sarò più chiaro, il donatore che di fatto effettua la donazione, vengono effettuate una serie di esami dove si misura, di fatto viene a conoscenza del suo stato di salute. Ecco, anche un altro aspetto che è proprio specificato sulla locandina, sì, che voi state diffondendo in questi giorni, è relativo proprio all'analisi del sangue del soggetto che poi, diciamo, supera lo step iniziale, quindi arriva a fare la donazione. Quindi comunque volendo, facendo una richiesta, si potrà venire in possesso proprio delle analisi del sangue, che è comunque un servizio buono. Sì, è una prerogativa della Frates, credo un pochino di tutte le associazioni, ma in particolar modo la Frates di Avellino ha abbracciato questa questione, consegna a domicilio le analisi del sangue, il tutto in busta sigillata, e si fa il possibile di consegnarle direttamente agli interessati. In assenza dell'interessato si portano a casa, avvisando l'interessato, e se non c'è l'interessato viene messo nella buca della posta, in modo tale che l'interessato trovi il tutto sigillato. E allora ricordiamo, massima sicurezza anche sulle questioni sanitarie, cosa molto importante. Ecco, naturalmente ringraziando il presidente De Luca, naturalmente. Ancora una volta invitiamo coloro i quali ci seguono in maniera quotidiana, gli amici della Frates Avellino e non solo. Naturalmente è una data importante, quella del 29 settembre. Ci sono degli orari particolari? Dalle 8 del mattino fino alle 12.30. Dalle 8 del mattino fino alle 12.30, quindi stiamo parlando di circa 4 ore e mezza. Scusa, è giusto chiarire che che il sangue che viene raccolto il 29, come tutto il sangue che viene raccolto nella città di Avellino, è tutto per il Moscati di Avellino. E naturalmente anche questa sottolineatura era giusto farla. 29 settembre dalle ore 8 alle ore 12.30 nei pressi della Villa Comunale,
in corso Vittorio Emanuele II ad Avellino. Venite a donare, diciamo, lanciamo questo messaggio, è giusto ed è fondamentale.